Salve, eccoci qui su Half-Life 2, in un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con il nostro assalto, prima di inizio di assalto alla cittadella. Abbiamo scoperto che eravamo in ritardo di una fottutissima settimana. E ora, dobbiamo continuare dove ci eravamo lasciate. Se mi sentite un leggermente giù, signori, non vi preoccupate, non è. No? Dicevo, non è propriamente colpa vostra. Cioè, colpa vostra, ci mancherebbe colpa vostra. Diciamo, non sono nel migliore delle forme, perlomeno quando sto registrando il video. Quindi magari che fra poco mi sentirò anche meglio. Ah, ti è piaciuto? Non riuscite a prenderlo, seriamente? Pensavo che sarebbe stato più difficile. Vediamo se sbuca qualche altro stronzo. Gli sbirri, addirittura! Aia. Dai, dove sei, figlio di troia? Ti è piaciuto? Ma dove sparano? Boh. Vabbè, noi andiamo a vedere qui dove ci sarebbe qualche bottino, suppongo. Conosco troppo bene. Pronto? Boh, mi si era un attimo bloccato e aveva acceso un attimo una torcia solo. Lo immaginate. Allora, questo barile diventerà il mio amico. Lo portiamo insieme perché, cazzo, i barili sono utilissimi. Non sprecate munizioni. Uccidete istantaneamente il nemico. Che altro volete dalla vita? Due sono troppe. Ok. Ok. Bella lì. Ora. Tipo. Dove cazzo andiamo? Ci hanno chiuso. Per me no. Sembra una zona chiusa. Ah, è un pezzo di robot. Sembrava un uniforme. Cioè, ma che cazzo è sta roba? Un uniforme? Siamo arrivati qui esattamente per cosa? Questi sono i brutti momenti dove tu ti blocchi perché non sai dove cazzo devi andare. E inizia quel momento dove torni indietro per vedere. Ho lasciato qualcosa? Devo prendere. Mi scusi. Questi scatti così anomali? Io non so dove andare. Non ho la minima idea, vi giuro. Allora, di lì avevamo visto che era tutto chiuso. Quindi per forza ci deve essere qualche strada, qualche mezzo. Vabbè, lì è troppo in alto. Dubito che devo fare tipo una scala verso il cielo. Pure qui si apre. Sono stato così imbranato da. No, non si può aprire. Aspetti, mi sposto. Bravo ragazzo. Apprezzo che sei perspicace. Proviamo a vedere laggiù. Magari ho mancato qualcosa, però mi sembra strano. Cioè, quello era lo sgabuzzino. C'è una quantità assurda di mine. Tra l'altro queste pronte all'uso. Scusi, Freeman. Boh, mi sento veramente stupido, porca puttana. Dove cazzo devo andare? Grazie, Morlock, per avermelo indicato. Non tutti sono perfetti, è inutile che iniziate a criticarmi, ragazzi. Anch'io posso sbagliare. Principalmente il Murlock che critica, quel bastardo. Sempre dietro le quinte. Guarda, e mi giudica. Io sto in mano sta cazzo di mina. Mentre mi fa sto cazzo di caricamento. Ok. Cos'è, inizia la techno?
Salve. Guardate gli ultimi tempi che alcuni mi definiscono un collaboratore. Ma effettivamente non so se si può andare sopra. No, vai indietro, vai indietro. Già. Fino a quando la sua specie non ha raggiunto i neri abissi dell'oceano. Ci comporti con calma. Del destino che lo attendeva. Vogliamo comportarci come dei trilobiti? Trilobiti. Queste dell'umanità devono forse essere destinate a ridursi a un semplice strato di frammenti di plastica. Ma vaffanculo. Scusi, Doc. Ah, è lei il Doc? Perché dice a me scusi, Doc? Oh, qui qualcuno voleva porre fine alla sua vita. Si sposti, si sposti, si sposti. Ok, allora. Penso che figo le serrature così, io le vorrei in casa. Vedete che figo stare lì ad aprire una serratura che praticamente è tipo boh il 20% della porta. Non mi piace più quello che sento. Ma lascia di per. No, coglione. Non farmi lasciare la cosa. La mina. Ok. Dove si va? No. Vedo da questa parte. Anche se non mi ispira minimamente. Oh, salve. Sei qui. Mi scusi. Posso aiutarla? No. Scusi. Tanto pare no, ora vuoi vedere uno che si butta nel fuoco e si brucia? No. Ah. Apprezzo la vostra intelligenza. C'è un pacco regalo per te. Ah, ma che ti ho visto. Con chi credi di avere a che fare? Questi giochi me li potevi fare all'inizio gioco. Cioè, questi giochi me li potevi fare all'inizio gioco. Questo sì che ha senso, ragazzi. Ha molto senso. Mi aspetti. Che cazzo è? Stai calmo. Ok, munizioni, tutto. Andiamo di pompa. E tutto vediamo velocemente se si può entrare di qui, dubito. Appunto, cioè, gli hanno messo una scudo, cioè, altro che porte blindate. Qui abbiamo muri blindati, vaffanculo. E ok, allora. Bloccato. Scusi. Apprezzabile che questi chiedono tutti scusa, come non mai. Sono di un'umiltà assurda. Vabbè, arrivati qui noi. Mine chiacchiericcio. Allo! Ok, direi che da quelli lì dovrei prendere all'ultimo, sì. Perché magari mi... Noi li consumiamo subito, però magari ricaricano più vita di quanta ce ne serve. Quindi ci conviene sempre prenderli all'ultimo. Ehi, ci troviamo una... Vedi che funziona. Sì. Allora devo colpire un combine. Si sposti! Un combine aspetta un melone. No! Mi avete rotto il melone, figli di troia! Facci. Ferito. Ho preso uno. Bravo, ragazzo. Penso di un segnale per unità di protezione. Giallo. Ah, avevano questo chi? Ma io non ne ho bisogno, guardi. Si devi dar cazzo.
Hanno allestito. Rieccoci, dicevo. Boh, non mi ricordo che dicevo. Dicevo, scusate, non ricordo cosa dicevo. Comunque, quello che devo fare è un attimo fare un salto qui. Fare più vita possibile prima di buttarmi giù. E loro vanno molto di mitraglietta, quindi suppongo che useremo questa, come vedete, perché dobbiamo evitare di sprecare troppe munizioni. Poveri musi. Meno male che me ne ero accorto subito. Scusi, Doc. Via, strappala. Ok. Quindi, now. Io dove cazzo mi... Dove cazzo riprendo? Sicuri. Porco Giuda, guarda che cagate ho fatto, sono caduto su una mina. Come si può essere così stupidi, porco puttana? Allora... Ok. Ricarichiamo qui la nostra vita. Vediamo che la nostra entire squad venga verso di noi. Vai. Esci con la pistolina di merda. Andiamo. Dai, 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 esci con la testolina. Ottimo. Fantastico. Porco Giuda. No. Ricaricare. Ma credo che dobbiamo aspettare il momento in cui loro si affacciano. Sicuri. Credo che dobbiamo passare di qui. Andiamo. Venite qui. Ok. Ma perché non lo capiscono anche se gli do l'ordine? Pace. Perso via segnale per unità di protezione. Ok. Ok.
Tu che cazzo? Ah, tu hai il fucile quello bello, porca puttana, complimenti, armati pesantemente qui. Ma esattamente tutto questo perché? Scusi. Ipoteticamente io perché dovrei venire qui? No, ma siamo dall'altra parte del mondo. Protezione civile! Sembrava una mina a un certo punto. Ok. Ah, si è buttato così! A gambe proprio, vai! Ok, fantastico. Ogni combine buono è un combine morto. Da qui, suppongo. Giusto, Doc. Ho trovato la mia posizione, non la mollo. Tutti dentro. Come desidera. Ma io dimentico sempre il cazzo dei comandi. Ora ci seguiranno, no? Ah, ok, rimangono per un po', poi ci seguono. Ok, ci sta, ci sta. Allora, andiamo di pompa. Che mira, signori! Che mira! Lasciate fare! Lasciate fare. Porco Giuda! Ti è piaciuto? Figli di Troia. Bro, figli di Troia. Me l'aspettavo così in due. Levati dal cazzo, signori. Vai, sì! Vai, endorfine, droga, cocaina, tutto endovena. Vai, 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 vai. Ok. A posto. Disposti, gentilissima, brava. Vediamo giù che sta. Secondo me si può continuare. Ecco, prendo qui. Non mi muovo. Rimanete lì, per favore, un attimo. Ok, l'importante è sempre meglio disabilitarle, signori. Onde evitare situazioni molto scomode. Quindi, vediamo di continuare per di qui. Oh. Giù. Giù. Affacciati. Bene. Erano comunicanti, per questo sto facendo una parte dall'altra, quel bastardo. Perso il segnale per unità di protezione. Era S3. Camera vuota. Più che altro vorrei mandare avanti loro. Prima di mandare... Wow, 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 wow! Se proprio devo. La gamba! Rimando qui nella protezione. Guarda. Guardate, si deve avere a che fare con queste persone stupide. No! Giù! Giù! Affacciati! Bravo! Proprio a comando, affacciati lui subito! Tuc! Bene, 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 bene.
Ah, ok, nessuno, nessuno, perfetto. Poi che cazzo di edifici di merda che fanno tutti collegati l'uno all'altro, ma che cazzo è? È liberata. Pensavo la situazione sarebbe diventata più drastica. Questi sono irremovibili. Bella lì. Di fronte a questo bellissimo panorama, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.